Allora, benissimo, buonasera. Stasera siamo qui allora per presentare l'ultimo lavoro che è uscito nella nostra collana Antologia Toscana, che da tre numeri accompagna anche la nostra rivista Toscana Folke, sarebbe l'organo del Centro Studi Tradizioni Popolari Toscane che abbiamo fondato insieme ad altri folcloristi come Alessandro Fornari, purtroppo scomparso, Franco Manescalchi, Corrado Barontini da Grosseto, Lisetta Luchini. Ecco, questo Centro Studi Tradizioni Popolari raccoglie tutto quello che oggi va scomparendo, cioè la tradizione, e soprattutto quello che ci interessa che non scompaia è quella cultura dell'oralità. Quindi una cultura immateriale, come la chiamano oggi, che recentemente mi pare è stata riconosciuta anche dall'UNESCO come una cultura da salvaguardare allo stesso modo che l'opera d'arte, l'opera scritta e l'opera teatrale. Quindi questa cultura immateriale che esiste da secoli, se non da millenni, per quanto riguarda la Toscana, noi partiamo quasi sempre dal 300, dal Boccaccio, e si potrebbe dire anche da Dante, perché Dante era popolarissimo anche fra la gente del popolo, che non a caso fino ai nostri giorni, sia contadini, pastori, artigiani, imparano a memoria le terzine della Commedia e le recitano, come appunto i vecchi carbonai, appunto l'argomento del libro che presentiamo stasera. Io mi ricordo di averne conosciuti che cantavano, recitavano a memoria, sorprendendoci quando si andavano a fare queste riprese, queste chiacchierate con loro, citando a memoria così Dante come era stato scritto. E noi, attenzione, che lo sappiamo anche noi a memoria, si stava attenti per vedere dove sbagliavano, ma non sbagliavano. Aggiustavano l'ottava, proprio l'endea sillabo, proprio come se l'erano assimilato. E su questo lavoro dell'ottava rima, che poi diventerà un poemetto così famoso, che nel 400, quando Firenze aveva questa cultura oramai già radicata, venivano dagli altri comuni, come Perugia, a chiedere i canterini per fare il maggio. A Perugia, un documento scoperto da Alessandro d'Ancona, richiedono questi canterini a Firenze per fare la stagione del calendi maggio, pagandoli 40 fiorini d'oro, 1420 o giù di lì, mi pare, siamo intorno ai primi decenni del 400. Se ci pensate bene, 40 fiorini d'oro in quel periodo è una cifra favolosa, anche se si confrontano qualche decennio dopo con i 100 fiorini di Michelangelo per la famosa tomba di Giulio II, oppure registrati sempre nell'archivio di Stato fiorentino i 10 fiorini che danno a Luca della Robbia per la cantoria del Duomo di Firenze, per perfezionare, insomma, per continuare i lavori, lavori molto, molto lunghi. Ecco, nel 300, nell'epoca del Boccaccio, siamo intorno alla metà del 300, 1340, Boccaccio torna da Napoli, dove Babbo l'aveva mandato a imparare l'arte della mercatura, che naturalmente il giovane Boccaccio non si appassionò mai, però c'era la Napoli degli Angioini, il maschio Angioino, che raccoglieva questa cultura non della penisola italiana, ma una cultura mediterranea che dalla Provenza, dallo Champagne, dalla Champenois era arrivata prima in Sicilia, poi aveva risalito la penisola fino a Napoli, e in quel periodo gli Angioini appunto dominavano nella città partenopea. Quindi Boccaccio, appena arriva a Napoli, invece di imparare l'arte della mercatura, si interessa invece di poesia, di canto, di ballo, e sarà proprio questo incontro con la cultura francese, la cultura occitanica e oitanica, quindi della lingua d'oca, della Provenza e anche del centro della Toscana, dello Champagne, che Boccaccio arriverà quando tornerà a Firenze. Siamo intorno a 1340. Pubblicherà i suoi primi poemetti colti, ovviamente in ottava rima, che sono appunto il Linfale Fiesolano, l'Arcia di Diana, Tiseida, diverse opere in cui Boccaccio utilizza l'ottava rima. Nello stesso periodo a Firenze abbiamo un altro cantastorie colto, sì, ma non colto come il
nostro Boccaccio, come Petrarca, come Dante, era colto, ma faceva il campanaio di mestiere, Antonio Pucci, che però faceva anche il cantastorie, il banditore, cioè andava a comunicare le leggi per le vie nelle piazze fiorentine, come usava a quei tempi che non c'era internet e non c'erano i giornali. E questo cantastorie Antonio Pucci sarà uno dei primi autori popolari in ottava rima, ma ce ne sono altri, perché c'è un documento che lo testimonia e lo si può ancora oggi visitare a Firenze, nella casa, nel Palazzo d'Avanzati, quindi la casa fiorentina del 300 e del 400, è stato recentemente restaurato un affresco, che è quello della Camera degli Sposi, dove la famiglia Davizi, la prima proprietaria del Palazzo d'Avanzati, aveva fatto affrescare in 35 piccoli quadretti questa storia che un cantastorie anonimo nelle piazze, la piazza del Mercato Vecchio oppure la piazza di San Martino, cantava. Ed è una storia d'amore, di gelosia e di morte, le cose che piacevano tanto, ma che ci viene dalla cultura francese, dalla cultura quindi dello champagne, molto più avanzata di noi, se pensiamo che pochi decenni prima il francese era la lingua anche degli intellettuali fiorentini. Non ci dimentichiamo che Brunetto Latini, il maestro di Dante, scrive il suo tesoro, siete raccomandato il mio tesoro nel quale lo vivo ancora, è in francese. Nella battaglia della Meloria, quando Marco Polo verrà fatto prigioniero dai genovesi e si troverà in una cella con un tal Rustichello da Pisa che conosceva la lingua e gli detterà questo, gli racconterà queste storie che Rustichello raccoglie in lingua francese, cioè in lingua Dol, che poi verrà tradotta in fiorentino antico e sarà quella che quasi tutti poi conosceranno, ma l'originale è stato scritto in lingua doc. E se ci pensiamo bene, la Divina Commedia, la citazione più lunga in un'altra lingua non è quella latina, ma è una citazione in lingua francese, tamma belli vostre cortes di man, dice, fa dire a Sordello nel canto del Purgatorio, mi pare, dove il poeta rende omaggio a questi cantori che lo avevano preceduto. Quindi il francese era ben conosciuto, per dire. Quindi questa cultura arriva in Italia, arriva sia dalla Sicilia, ma arriva anche da Genova e quindi dalla zona occitanica, e i cantastorie sono sempre pronti a cogliere la novità per diffonderla nel loro ambiente, e non è soltanto la corte, venivano chiamati anche a corte, ma è anche quello del mercato, un ambiente molto più popolare. E questo cantastorie anonimo scrive questo poemetto ripreso dalla cultura oitania, dallo champagne, la Castellana di Vergy, che è una cosa in lingua francese, una cosa bellissima. Lui la riduce in ottava rima con il suo linguaggio povero e popolare. Ovviamente l'incontro e confronto fra queste due opere naturalmente porta a diminuire il valore del cantastorie, però non tanto per quanto riguarda la cultura con la C maiuscola, quanto invece questo poemetto viene apprezzato dal popolo se una famiglia, colta quindi come la famiglia Davizi, nelle nozze appunto di Paolo Davizi, e mi pare, ora mi sfugge il nome della moglie, che è lasciamo perdere, vogliono affrescato nella loro camera questo quadretto, una specie non Bibbia dei poveri, in questo caso è una Bibbia dei ricchi, essendo la camera da sposa di una famiglia nobile, benestante fiorentina, questa storia ancora oggi possiamo ammirare. È importante perché fino agli ultimi, diciamo fino alla fine del Novecento, si riteneva che fosse stato il Boccaccio, lo si può ritenere ancora che il cantastorie abbia imparato dal Boccaccio a creare per primo il poemetto in ottava rima. Però, siccome le guide davano questo affresco della Camera degli Sposi alla fine del 300, i restauri moderni hanno invece anticipato quasi di 50 anni. Oggi abbiamo delle apparecchiature per cui queste date possono essere stabilite quasi con certezza. Quindi, anticipando quasi alla fine della prima metà del secolo, quindi fra il 1345 e il 1350,
l'affresco di questa Camera degli Sposi. E il 48, nel 348 ci sarà la peste fiorentina, no? Dove poi che allontana i cittadini dal centro e si rifugiano, dove anche Giovanni Boccaccio ambienterà e scriverà il suo capolavoro, il Decamerone, dove mi pare nella terza giornata viene citata questa storia di Fra Guglielmo, l'antico cantastorie fiorentino, non titola Castellana di Vergie e non fa nomi, che non ci sono nell'originale francese. Nell'originale francese è un cavaliere, qui diventa Messer Guglielmo, che alla fine della giornata si ritirano a cantare questa storia. Ecco l'importanza, per arrivare a parlare dell'importanza sia dell'ottava rima, sia di questo canto popolare, canto e poesia popolare che arriverà inalterato fino a noi. Quando noi parliamo, come parliamo stasera, di storie di Carbonai in ottava rima, qui abbiamo raccolto io e Jean-Pierre, dico Jean-Pierre questo antropologo francese, perché abbiamo già fatto un lavoro su Beatrice di Pian del Lontano insieme. In Francia questa cultura viene apprezzata tantissimo, nel Limosino esattamente, perché anche lì ci sono stati nelle foreste francesi i Carbonai, che venivano quasi tutti dalla nostra montagna pistoiese e lucchese, e quindi avendo trovato un articolo proprio sulla nostra rivista Toscana Folk che parlava di Carbonai, hanno curato un sito web dove si parlava di queste presenze, di questi canti. Quindi mi ha mandato Jean-Pierre, questo amico francese, un articolo, e da questo è venuta l'idea di riunire le tre storie in ottava rima che parlavano dell'ambiente carbonaio, che si conoscevano, però erano pubblicate un po' in libretti, in volumi oggi quasi introvabili. E così, perché già Caterina Bueno negli anni 60 aveva rintracciato a Tirli, mi pare, in Maremma, un vecchio pastore che gli aveva cantato 4-5 ottave di questa storia, di questo lamento, mescladì, in francese, mescladì. E il pastore aveva cantato questa storia, Caterina l'aveva inciso in un LP importante, anche quello, La Veglia, dove poi è stato ripreso ed anche valorizzato. Mi ricordo una decina, no, forse 20 anni fa, anche Gianna Nannini ha preso spunto da questo canto del lamento del carbonaio per farne una versione rock, che mi pare inserita nell'LP, poi CD, Per forza e per amore, se non vado errato. Ora con delle citazioni così in questo momento mi confondo, ma so benissimo che questa versione rock venne particolarmente apprezzata. È uscito anche un libro, Ottava Vita, che parlava di questi carbonai. Ecco, le storie di questi carbonai, come altre che noi raccogliamo, sono importanti per essere salvaguardate, per non farle disperdere. Questo, che una di queste che abbiamo pubblicato, era stata addirittura cantata e poi pubblicata in un libretto da un vecchio carbonaio, che l'aveva pubblicata, mi pare, al confine fra la Toscana e la Liguria. Ed è un libretto oggi introvabile, però abbiamo trascritto, digitalizzato e quindi pubblicato. L'altro testo è bellissimo anche quello, non è la vita del carbonaio, vita disperata come cantavano. Faremo qualche ottava così per prova, per far capire com'era questa cultura. È la vita del meo. Il meo sarebbe stato il garzone del carbonaio, quindi ancora più infelice, ancora più sfruttato di quello che erano i carbonai, che lavoravano veramente per poche lire. Una stagione difficilissima, passata tutta alla macchia, e a quei tempi non c'erano le seghe elettriche come ci sa oggi, che ci si diverte addirittura a smacchiare un bosco. A quei tempi andava fatta tutta a mano, con un lavoro pesantissimo, dover preparare il terreno, costruire una capanna per starci la notte, perché bisognava essere vicini alla carbonaia che andava allestita montando i legni con una specie di cupola,
e poi veniva ricoperta di zolle di terra, si incendiava perché il carbone e il legno doveva bruciare in assenza d'ossigeno, altrimenti si rischiava di perdere tutto il lavoro di una stagione. Una volta poi arrivato a maturazione, e anche questa era un'operazione che andava seguita con, facendo dei fori nella carbonaia, controllando bene che non entrasse troppo vento e che li facesse bruciare da una parte troppo e da una parte invece non bruciava affatto. Quindi il carbonaio era sempre attento, e più attento di lui era il suo piccolo servitore, il Meo. Generalmente un garzone, un ragazzino di cui la famiglia si liberava magari volentieri perché era una bocca in meno da sfamare a quei tempi, ed era, come dicevo, ancora più sfruttato del carbonaio. Era lui che doveva andare a prendere l'acqua vicino, perché la carbonaia era nel mezzo a bosco, non sempre c'era vicino la sorgente. Era lui che doveva sorvegliare la notte, era lui che doveva preparare il mangiare per i carbonai e per i taglialegna. Quindi un lavoro enorme che oggi viene fatto ancora oggi, purtroppo, dai giovani, dai bambini, dai ragazzi. Basta uscire, insomma, dalla nostra penisola, e a volte c'è invece anche nella nostra Italia uno sfruttamento della manodopera infantile, per cui questo Meo era sempre sorpreso, era sempre. Anche se dormiva la notte, veniva svegliato per essere mandato a riguardare il fuoco, a preparare qualcosa per il giorno dopo, e addirittura il mangiare gli veniva dato in misura proprio appena appena sufficiente per non cascare in terra svenuto. E mangiare anche quello era poco. Ora, mi raccontava un vecchio componente del coro degli Etruschi, Aniceto, che ora è scomparso. Il coro degli Etruschi è una formazione musicale ancora oggi attiva dopo 40 anni in Maremma, e mi raccontava, e pare l'ho inserito appunto nel libro qui dei Carbonai, che da piccolo era col babbo. Questo non era un garzone, era il figlio del carbonaio, che erano a fare la carbonaia sempre nella Maremma, e il bambino aveva fame. E il padre gli dava un pezzo di pane, c'era poco da mangiare a quei tempi. E il bambino, insomma, voleva il pane con il companatico, con qualcosa per rendere più piacevole questa colazione, questa merenda. E il babbo diceva: aspetta, gli arriva tra poco, ne arriva da Grosseto, mi pare. E il bambino aspetta, aspetta. E ogni tanto andava dal babbo e diceva: ma quando arriva? Aspetta, aspetta, senza furia. Alla fine il bambino che aveva fame si mette a mangiare il pane da solo, e allora il babbo lo dice: visto, è arrivato. E che era arrivata la fame, il punto giusto per poter mangiare questo pane da solo. Questo invece è un fatto rigorosamente vero, non ha raccontato, chi ce l'ha raccontato questo vecchio Aniceto, un amico anche lui, purtroppo scomparso. Il punto di partenza, appunto, fu pubblicato, mi pare, nel 2001 in questa nostra rivista. Perché? Perché se ne parlava di questo canto, e c'erano diverse posizioni, perché chi diceva l'autore era Leonello, mi pare, Venturi, chi diceva invece era un altro. E con Corrado Parontini, il nostro lavoratore, il nostro amico del Coro degli Etruschi, decidemmo di fare un articolo insieme per vedere chi era veramente l'autore di questo canto in ottava rima, Il Lamento del Carbonaio, e aveva preso appunto sia Caterina Bueno, sia aveva ripreso Gianna Nannini. Infatti era uscito un libro che parlava proprio di questo argomento, e conoscendo appunto da dove proveniva, c'era un amico sempre lì di Massa Marittima che aveva un fogliolino scritto con tutto il canto del Lamento del Carbonaio in ottava rima, che alla fine diceva lei aveva dato la figlia di un carbonaio. E questa figlia del carbonaio aveva dato il fogliolino al nostro collaboratore, della rivista, che ha illustrato con bellissimi disegni la nostra storia dei carbonai. Si chiama Dino Petri, e che è un vecchio pittore che è ancora oggi attivo a Massa Marittima. Io presi allora la macchina e andai a Baggio, su nella montagna pistoiese, alla ricerca di questo carbonaio, mi pare Piero Bucci, che era un vecchio di più di 80 anni, il quale si fece un'intervista che è pubblicata appunto qui sulla rivista, e che mi parlò proprio di come era nato questo canto. Quindi il
Bucci era l'autore, e alla fine dell'ottava, quando cantavano queste storie, sia pastori, contadini o anche poeti, concludevano sempre con il proprio nome. Chiudo l'ottava, rimetto il calamaio, sono Linto Venturi Carbonaio. Questo invece era Giovanni Bucci, sono Giovanni Bucci Carbonaio. Io, appunto, parlando con questo Piero Bucci, che era appunto il figlio e quindi ricordava bene queste ottave, abbiamo saputo, quindi definitivamente ce lo cantò chi era l'autore di questo canto, che alla fine conclude, dice: fermo il tema e ripongo il calamaio, e so Bucci Giovanni Carbonaio. Quindi, detto dal figlio dall'autore, si può chiudere definitivamente questo piccolo dibattito su chi era l'autore del poemetto in ottava rima, che a volte è difficile risalire a trovare l'autore oppure gli autori. In fondo è il lavoro che facciamo noi con la nostra rivista, queste nostre ricerche, non soltanto per l'ottava rima, ma anche per altri canti. Vedere, non sempre si riesce a trovarlo, perché appartengono queste storie e questi canti alla cultura dell'oralità, tramandati quindi a volte di generazione in generazione, risalgono molto spesso al secolo precedente o a 2 secoli prima, o ancora più vecchi sono. Quindi è difficilissimo. Ecco perché il canto popolare è di tutti. Ciascun ricercatore può cantarselo, può creare, cambiarlo anche. Gianna Nannini, per esempio, lo mette in rock, in musica rock, questo lamento. E recentemente mi dicono è uscito un CD sempre a Rocca Tedelichi, dove c'è un gruppo che ha provato ad armonizzare canti, in questo caso non canti in ottava rima dei Carbonai, ma i vecchi canti sociali, canti anarchici, aggiungendosi appunto dei movimenti della musica rock, che siccome sono più giovani, che rende più attuale questo tipo di musica. Però hanno fatto un lavoro eccellente, perché hanno fatto 2 CD, in uno c'è la versione originale dei vecchi cantori, canti da osteria quasi, e nell'altro c'è la trasformazione di un gruppo invece non tanto di accompagnamento di chitarre e fisarmonica, che rende, e credo anche del sassofono, che rende più moderno, più accettabile riportare in pubblico, a un pubblico, questa musica. Questo ora, nel prossimo numero della nostra rivista, ne parleremo. Poi, di altre cose che riguardano questa cultura, le abbiamo già pubblicate, anzi, qui nella libreria da Mauro, la libreria Salvemini, abbiamo pubblicato anche alcuni di questi lavori che non si ritrovano. Per esempio, importantissimi, lo fece questo Piero Chiari, la pubblicazione di queste vecchie commedie in vernacolo fiorentino, anche queste introvabili se non vengono digitalizzate e pubblicate in moderni e più agibili libretti. Quindi contribuiscono anche queste commedie a mantenere vivo, se proprio non lo si può lasciare, anche il dialetto e il vernacolo fiorentino. Lo diceva già Giovanni Pascoli nella presentazione di un'antologia per la scuola. Diceva: questa lingua propria è bellissima, cito a memoria, se proprio non la vuole insegnare la scuola, almeno non si ingegni a farla dimenticare. Ed è il lavoro come insegnante che ho sempre fatto io, accostando a qualche parola che noi fiorentini usiamo così senza accorgersene normalmente, facendo una spiegazione di come questa parola, questa voce nasce. Per esempio, un guanno oggi non lo dice più nessuno, ma io sono cresciuto appunto in un ambiente contadino dove si parlava in questo modo. Indoseramo, eramo, anche quello non lo dice più nessuno, eppure prima usava ed era frequentissimo. E se si va a spigolare per bene, si vede che eramo, se eramo, cioè eravamo, non è altro che la trasformazione dell'imperfetto latino eramus. E un guanno, cioè quest'anno, anche quella è una volgarizzazione di unche annum, cioè di questo anno, una trasformazione quindi del latino, che insieme a tante altre voci ha dato origine alla lingua moderna. Insomma, questo lo si può trovare in qualsiasi dizionario etimologico, dizionario
fiorentino, perché in fondo è il fiorentino delle donnette, quel fiorentino di Dante usa nella Divina Commedia, quindi le donne di Amaldoli, di San Lorenzo e di San Frediano, che parlavano questa lingua e che con un atto veramente rivoluzionario l'Alighieri trasformò nella lingua italiana, che ancora oggi è viva. Diceva Tullio De Mauro che chi vuole un esempio di quella è la derivazione della lingua italiana dalla lingua fiorentina, prende Dante e dice: il 90% delle 2500 parole d'uso comune che si usa ancora oggi è nella Commedia. Quindi basta leggersi la Commedia e si vede come queste parole siano ancora attualissime e vivissime. Ne parlavano, oggi c'era Luca Sirianni, un maestro in questo campo, interrogato da Aujas sul terzo canale, che parlava proprio di questo, parlava di questi termini inglesi che invece si stanno imponendo. Diceva: si devono accettare se sono veramente entrati, se stanno entrando nell'uso comune. Sarebbe per esempio improbabile, ora faceva l'esempio di una parola, il telefonino, come si chiama, Smartphone. lo smartphone. Difficile tradurre smartphone con una sola parola di due sillabe in italiano, ma se viene accettato la lingua, per esempio, c'è entrato bistecca. Tommaseo lo dice nel suo vocabolario, il grande vocabolario della lingua italiana. I fiorentini, l'italiano a bistecca, abbia anche rosbife, e invece per rosbife è andata in maniera più diversa. Rosbife non è entrato a far parte del vocabolario italiano, mentre bistecca è entrata, è arrivato poi bistecchiera e anche le parole appunto che hanno nuove, che hanno dato origine. Un'altra parola che in inglese è oramai assimilata è bar. Mussolini ci aveva provato a dire affetteria nel 1938-39, no? A cambiare, a impedire certe parole che anglosassoni, inglesi. Io mi ricordo di aver letto il libro di Oscar Wilde, no? Il capolavoro di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray, lo avevo io, ce l'ho ancora, è intitolato Il ritratto di Doriano Gray. Doriano. E così. Luca Sirani diceva: se le parole arrivano in inglese e vengono assimilate, è un processo normale della lingua, non solo tanto della lingua italiana. Pensate alla parola guerra, che oggi è una parola tedesca, una parola quindi germanica. I latini dicevano bellum, non dicevano guerra. Poi quando entra questa wear, io sono ignorante in inglese e in tedesco, ma mi pare si dice wear, no in... In inglese. Vuole, io sono ignorante, ripeto, quindi la leggo come... La pronuncio come la leggo, è diventata quindi dopo le invasioni barbariche la parola che ha definito poi la guerra. Lo stesso il cavallo, che in latino era il cavallo dei guerrieri, husse, e poi diventerà cavallus, perché era il cavallo da tiro, cioè cavalli che accompagnavano questa invasione e che portavano tutte le masserizie. E parlando appunto oggi sempre di questi termini moderni, per esempio in mouse. Come si potrebbe, stavamo parlando proprio stamattina al tocco, no, di questo mouse, come si potrebbe chiamare Topolino davvero? Sarebbe ridicolo chiamare, per utilizzare appunto gli argomenti mussoliani, chiamare Topolino il mouse. E non ci dimentichiamo, e poi mouse è una parola latina, insomma, non è che la sia una parola anglosassone. Mus e murisse è il topo, lo sanno tutti i bambini che hanno studiato Fedro, capito, queste cosine. Mus, murisse. E lo stesso in monito. Non è certo in inglese, ma deriva da mone, da monire, quindi lo ritroviamo tutti come computista, cum puto, pensare insieme, anche queste sono parole latine. Quindi, se il popolo le accetta, tranquillamente dobbiamo accettarle anche noi, però senza forzare, giustamente rilevava Seriani, il fatto di proibirle, come fu fatto in epoche passate. I francesi, per esempio, ci stanno un pochino attenti. Il computer, come lo chiamano? Ordinatore. L'ordinatore. L'ordinatore. Ecco, a me personalmente, insomma, piace più il computer. Anzi, con i poeti popolari, nel 91-92, nella prima rassegna di poesia estemporanea a Rivolla, ci fu addirittura un pastore e un altro contadino che fecero il contrasto improvvisato fra la zappa e il computer. E in Maremma il computer lo chiamavano il computer,
che rimava bene con vedute, salute e tante altre cose. E c'era un linguista, che non mi ricordo, quello ha curato l'edizione del linguaggio del 200, ma non mi viene il nome, che aveva proposto computiere. Computiere, ma non passò ovviamente quello di chiamare il computer computer, è rimasto computer, che oggi si pronuncia anche uno ignorante come me nelle lingue, lo pronuncia insomma, voglio dire bene, ma discretamente e senza problemi. Computiere, anche se presenterebbe delle belle rime per il poeta popolare, come vedere, capito? Ma sarebbe una forma diversa. Ecco, noi abbiamo pensato anche nel nostro glossario messo in calce a questa storia dell'Arbonai di utilizzare anche un glossario che riportava tutte queste parole scomparse che riguardano l'arte del carbonaio, della macchia, del legno, del sistema utilizzato, e ne è venuta fuori una discreta quantità che arricchisce anche un volumetto dedicato al canto in ottava rima sulla fatica dei carbonai. Ci sono appunto un paio di tre paginette che si parte dall'abbocco, che l'abbocco, non il rabbocco, il rabbocco si utilizza facilmente, che sarebbe il pezzo di carbone che si mette in cima alla palla, che poi veniva chiusa con due bastoncini e legata con una ginestra per essere trasportata. Poi l'accappiatoie, le corde di canapa. Poi abbiamo il bocchettone, che si facevano questi buchi nei fianchi della carbonaia per alimentare, per non far spengere appunto il fuoco, ma senza far entrare troppo vento, quindi troppo ossigeno, e far bruciare il carbone. Poi c'è la ceppaia, ci siamo abituati anche noi, quando si andava nel bosco a fare la legna, sarebbe il ceppo di legno da cui spuntano i polloni, i castagni o i quercioli che ci sono nel tempo. La compagnia invece è la compagnia, l'insieme dei tagliatori e dei carbonai che producono fanno funzionare la carbonaia, producono il carbone. Ma ci sono delle bellissime. L'infocatura sarebbe l'accensione del carbone. Il fumaiolo è la parte alta dove appunto arriva dove esce il fumo, e che quindi fa bruciare piano piano, lentamente, il carbone. Poi c'è la paraventa, che sarebbero quelle frasche che i cacciatori le mettono per starci dietro per sparare gli uccellini, i carbonari le mettevano per parare il vento, perché il vento portava troppo ossigeno e quindi si rischiava di incendiare la carbonaia. Poi c'è il polverino, quello insomma il prodotto più popolare, quella brace, no, che veniva lasciata e che era di qualità appunto peggiore rispetto al carbone, doveva essere bello, compatto, si doveva spezzare ma non sbriciolare, e quando il carbone era uscito bene poteva essere venduto anche bene, magari ottenere anche un buon prezzo, perché stavano attenti i compratori se il carbone non era venuto come doveva essere, cioè perfetto, che potesse essere frantumato, spezzato e bruciato per alimentare appunto le nostre case. Io mi ricordo da piccolo, e non avevo, fino a 19 anni non ho avuto la luce in casa, noi si utilizzava, si comprava un pochino questo carbone, però nell'inverno, quando si teneva acceso il focolare, il canto del fuoco e la cucina economica più moderna, mi ricordo che babbo ci aveva insegnato a prendere, quando ce ne sono parecchi, quei carboni belli, proprio di verciolo, i più grossi, presi con le molle, spezzati, messi nell'acqua, quindi spenti, e poi messi ad asciugare, e nell'estate servivano per il fornello per fare appunto il fuoco per far da mangiare. Io ero addetto allo svento, che era quello sempre per soffiare e per tenere accesa la fiamma, che veniva fatta durare mettendo un po' di cenere sopra, come oggi con il gas si diminuisce la fiamma e pianino pianino, e lo stesso con quel carbone si utilizzava la cenere. E con questo siamo andati avanti noi quasi fino alla metà degli anni 50, quando per la prima volta è venuta poi la bombola di gas che ci ha liberato del fornello, perché poi sono operazioni, bisognava innanzitutto prepararlo il carbone, se poi finiva doveva essere comprato, buttare via la cenere, era una fatica, era pulire la cucina, perché era sempre nera e le fuoco, le scintille andavano a finire dappertutto. Quindi quando è arrivata alla metà degli anni 50 la bombola liquigas, ha potuto anche
liberarci non solo da far da mangiare, ma mi ricordo in casa mia, ma anche in tante case di contadini là nell'alta Val di Greve dove abitavo io, un filo di rame andava sulla tavola e incendiava una piccola calzetta di seta che oggi si utilizza nel camping gas e nelle lampade che hanno i campeggiatori e che bisognava stare attenti perché bastava urtarla che si bruciava, si disintegrava, allora bisognava metterne una nuova. E mi ricordo la novità di questa bella luce ottenuta con il gas liquido che finalmente ci permetteva di mangiare invece che con l'acetilene, la cetilene. Si può anche dire L'apostrofo acetilene. I contadini infatti dicevano tutti la cetilene, invece. E era quella una maniera di fare la luce. Ecco, tutte queste cose, per tornare al discorso che si faceva prima, noi le recuperiamo nel Centro Studi Tradizioni Popolari e con la nostra rivista, quindi non soltanto il linguaggio, la parola che il teatro fiorentino conserva, forse la, io l'ho sempre utilizzato, la fonte più interessante, perché a quei tempi non c'erano i registratori per mantenere il viva questa voce vernacola fiorentina, era la commedia, veniva regolarmente trascritta come si doveva pronunciare. Qui c'ho i castigamatti, la sarebbe la bisbetica domata di Shakespeare, vernacolo fiorentino, di Giulio Svedoni. Apro a caso, perché a parte il fatto che ho sempre fatto anche qui un glossario, alla fine abbiamo il conigliolo, noi si dice il conigliolo, si dice inciampanelle quando uno dà fuori di testa, oppure si dice i gastigamatti e la persona riesce a far funzionare la famiglia, perché la moglie, insomma, a volte, come in questo caso della commedia fiorentina, era abituata male, ma il marito la mette a posto. Ecco perché la bisbetica domata di shakespeariana memoria è il nostro gastigamatti. Oppure altre parole, il ceppo, per esempio, che conoscano tutti, e sarebbe Natale, perché in quella notte in cui si andava alla messa, si andava a cantare per mantenere il fuoco, si dava fuoco a questa grossa radice d'olivo, di quercia, doveva bruciare tutta la donna. Poi c'è il santificetur, che sarebbe una persona troppo bigotta, come certe donne vanno sempre a dire il rosario alla messa, il santificetur, e così via. Ecco, questa è una commedia fra le più carine. Un'altra cosa che abbiamo recuperato è questa, no, questa è mia, non lo vedo nemmeno perché anch'io mi ci diverto a scrivere l'ottave, poi metti in ottavi. Ecco, questo è di un altro contadino, anche questo purtroppo scomparso, della Val di Chiana, si chiamava Zelio Puleri, che scriveva, oltre a cantare, improvvisare in ottava rima, dagli anni insomma 90, 80, 90 ci fu qualcuno di questi poeti e cominciò a pubblicarle queste poesie, consapevole del fatto che scomparsi loro questa cultura sarebbe veramente scomparsa, e così si preoccuparono di trascrivere queste loro produzioni. Io forse sempre la ritia, si rivolgevano a una persona colta, se le facevano trascrivere la persona colta correggeva il loro linguaggio. Io mi ho sempre detto, ancora sto curando un libro per, di un vecchio cantastore scomparso, poeta in ottava rima, di Vitolini, di Empoli, mi hanno dato dei manoscritti che sono un capolavoro, scritti negli anni 41, 42, 43, le lettere alla fidanzata, che sono veramente bellissime, si scrive quanto con il C invece che con il Q, non si fa uso dell'accento, non si fa uso della punteggiatura, e questa è la lingua però come veniva parlata, perché quando il poeta si va a trascrivere poi dalla voce dal registratore, le ho sbobinato anche quelle, il linguaggio è lo stesso, il l'endecasillabo torna perfetto, torna l'enjambement che pochissimi poeti usano, cioè legare alla fine dell'endecasillabo un aggettivo e un nome, oppure un verbo e un nome, pochissimo usato nella poesia in ottava rima, l'enjambement. In questo caso invece viene usato non solo l'enjambement, ma in una sua poesia ho trovato un accusativo alla greca. Pensate, un accusativo alla greca in una persona che ha fatto solamente la terza o la quarta elementare, sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto, se ve lo ricordate. Ecco, inserito proprio in una ottava popolare, sgrammaticata, bellissima e sgrammaticata, come quelle che
mi stavo dicendo, allora spero di presentarlo entro qualche mese, lo sto completando, e anzi vorrei anche dire che è la prima, insomma, la prima volta, una delle pochissime volte che un comune, un assessore, si è interessato, sempre ovviamente di Vinci, Torino e comune di Vinci, si è preoccupato di salvare queste cose che altrimenti andrebbero perdute. Era l'ultimo di questi poeti su cui ho lavorato. Tutti avevano pubblicato questi canti in ottava rima, raccolti con i registratori. Vi dico la fatica per sbobinare, per cercare di capire le parole. E io veramente li ho conosciuti personalmente, ricordo anche di dare il nome a chi è che canta, perché l'audiocassetta non ce lo scrive il nome. Si sente il canto e che bisogna riconoscere per assegnarlo a quel poeta o a quell'altro, generalmente sono sempre due, tre, anche quattro. Quindi ho ricostruito, sbobinato e anche digitalizzato, perché ci sarà anche un CD migliori, non tutti ovviamente, perché a volte vengono registrati, fa il pubblico, si sente quindi le voci di fondo, gli applausi, i commenti, e questo rende faticosissimo lo sbobinare un audio cassetta. Però alla fine quasi tutto sono riuscito a farlo ed è già pronto, lo sto terminando proprio ora per la pubblicazione. Un'altra cosa sempre fatta per salvaguardare queste tradizioni è questa piccola antologia che ho curato una ventina d'anni fa, sì, potete vedere quanto tempo è che l'ho fatta, io nemmeno, ma credo sia del 90, inizio del 90, nel 99, quindi non ha nemmeno 20 anni. E questi erano i poeti, non in ottava rima, non poeti popolari, fiorentinacci, gli ho dato il titolo, erano poeti colti, c'erano i dottori, c'erano i commediografi, c'è il primo, mi pare, segretario comunale di Firenze, uno dei primi segretari comunali di Firenze, che avevano quasi tutti la mania di scrivere sonetti e poesie in vernacolo fiorentino. Erano diffusissime, certe arrivano addirittura alla terza, quarta edizione, cosa impensabile oggi per un libro di poesia di questo tipo arrivare a quattro edizioni, veramente. E invece questi le pubblicavano e le vendevano, non solo, ma Augusto Novelli, l'autore dell'Acqua Cheta, no? Che è il nostro maggior drammaturgo in vernacolo fiorentino, attacca questi poeti, si becchettano fra loro, ritenendo più importante la commedia oppure più importante la poesia o il vocabolario. Venturino Camaiti, uno di questi poeti in vernacolo fiorentino, nel 1933 riesce a far pubblicare, purtroppo scompare, non lo vede pubblicato, il vocabolario del vernacolo fiorentino, che fino ad anni, infatti quando ho pubblicato il vocabolario vernacolo fiorentino, io sono rimasto proprio da lì, sono partito da lì citandolo, perché dal 33 non si stampava un vocabolario del vernacolo fiorentino, che per conto mio, insomma, è un linguaggio ancora, non voglio dire da parlare sempre in vernacolo fiorentino, ma almeno da salvaguardare, conservare almeno nelle produzioni, sia in lingua, sia in prosa, sia in poesia, per tramandare a chi verrà dopo di noi. E così questa raccolta del Novecento vernacolo fiorentino è stata una delle opere che mi ha dato anche più soddisfazione, perché è veramente un secolo di produzione poetica. L'altro che dicevo è questo qui della commedia in vernacolo fiorentino, queste stanno scomparendo. Non voglio dire che sono paragonabili al teatro napoletano o veneziano di Tito Goldoni, ma hanno una sua dignità. Sia a Roma sia a Napoli, quando vedevano negli anni 20-30 l'Acqua Cheta del 1908, quindi ha già fatto 100 anni, erano in comunicazione con questi autori, le volevano tradurre. Gilberto Govi, per esempio, da Genova chiede ad Augusto Novelli, a questi autori in vernacolo fiorentino, di poter utilizzare le loro commedie. E c'è questo scambio. E vorrei aggiungere, l'ho scritto quando ho pubblicato, mi pare, Carbocci, che Bruno Carbocci, in una sua commedia, mi pare degli anni 20, che è La famiglia, c'è una scena in cui una donna aveva avuto aveva litigato il marito, insomma una storia familiare, era il marito, aveva avuto il bambino da un'altra,
Insomma, questo bambino non vuol far sapere chi è il padre, altrimenti non sarebbe stato amato come l'altro bambino. E quindi mantiene il silenzio e il segreto. È lo spunto di Edoardo per la Filomena Marturano, che sarà pubblicata nel 1946, quindi 20 anni dopo. Edoardo lo ha dichiarato tante volte, era attentissimo e amante del teatro vernacolare fiorentino. Non è un caso che abbia lasciato una parte dell'archivio al gabinetto Pessé qui a Firenze. Sono ancora andato a ricercarlo, volevo vedere se trovavo questa, sarebbe interessante ritrovare la pubblicazione, la commedia fu pubblicata negli anni 20, dopo c'è questa scena finale di questa mamma che alleva questo figliolo insieme al suo, anche sapendo che non è il suo. E ci sono delle frasi che spiegano come veramente Edoardo abbia letto questa commedia in vernacolo fiorentino. Io vi volevo allora, dato che stiamo a parlare di Carbonai, per finire il nostro discorso, vi volevo veramente far capire come è fatto l'ottava rima e questi lamenti, ovviamente non leggendoli tutti. L'ottava la conoscete, sono 8 versi endecasillabi, A, B, A, B, A, B, C, C, il settimo e l'ottavo sono a rima baciata. Quella che rintraccia Caterina Bueno a Tirli nella campagna maremmana, mi pare nei pressi insomma di Castiglione della Pescaia, in quei monti vicini al mare, ne rintraccia 5 e le pubblica nel suo, come dicevo, nel suo LP La Veglia. Letta è così: vi canterò la vita strapazzata di chi alla macchia va per lavorare, vita tremenda e vita tribolata e non ha provato, non può immaginare, e nell'inferno un'anima dannata, arredo così tanto non possa tribolare, quanto ne ha spasimo a dolore, quanto ne ha un carbonaro e un tagliatore. Quindi eccola questa vita disperata e primo verso che tutti riescono a mandare a memoria, perché la memoria a quei tempi non era come oggi e si salva e siamo tutti tranquilli nel computer va a ripescarle queste cosine. A quei tempi bisognava veramente memorizzare queste parole. Ci sono delle ottave, vediamo se riesco a trovarla subito perché non l'ho messe in ordine, non me lo sono riletto. Dice: la porta fan di rami e d'altri attrezzi, per dire attrezzi, fanno un letto di rami del più fino, bisogna 8 mesi collocarsi e nutrirsi del cibo più meschino, polenta e cacio si diventa grassi, per risparmiarsene mangia anche poino, e dormi duro sotto quel lezzolle o il capo in terra come le cipolle. Ecco, questi versi settimo e ottavo che chiudono quasi tutti l'ottave sono quelli che più facilmente si memorizzano e spesso si tramandano, vengono ripresi dai poeti e vengono riproposti in un'altra forma e in un'altra occasione. Poi il servitore, questo qui del lamento del carbonaio è famoso, che chiude sempre, come vi avevo detto dianzi, che fermo il tema e ripongo il calamaio e son Venturio Lindo il carbonaio, con il nome che stava a garantire l'appartenenza del canto a questo poeta. Il canto invece, il servitore dei carbonai, detto il Meo, è quello invece che fu pubblicato dall'autore, fu pubblicato in un librettino che venne stampato in pochissime copie, infatti non ce l'ha nemmeno la Biblioteca Nazionale, non ce l'ha la Biblioteca Marucelliana, ma è arrivato a me, sarebbe questo qui, c'è il frontespizio che è pubblicato, in Francia c'è, e infatti Jean-Pierre mi ha mandato, mi ha fatto omaggio la fotocopia da cui l'ho potuto trascrivere. Poi ho scoperto dopo, non era proprio sconosciuto perché era già stato pubblicato in una mostra di fotografie di Carbonai dalla provincia di Pistoia, in un altro catalogo, anche quello introvabile. E poi era stato pubblicato in un altro libretto fatto in Casentino a Montemignaio da un maestro che lo aveva anche lui ripubblicato. Ecco, quindi il lavoro mio è stato quello, oltre a curare la pubblicazione di queste 3 opere quasi sconosciute, di metterle tutte insieme in modo che si potesse avere
testimonianza di come erano stati fatti la storia di questi canti. Ecco, quella del Meo, ovviamente, che non conoscevo, poi ce n'è un'altra, il Fuoco Corso Pietoso e Rio, perché una volta in Corsica, i nostri carbonai andavano anche in Corsica, dove rimane degli esempi di questo modo di cantare. Noi si chiama l'ottava rima, il contrasto in ottava rima, loro ci sono stati a un convegno, mi ricordo, anche hanno un chiama e rispondi, lo chiamano, scritto in una maniera strana, chiama e rispondi in corso. Però i corsi capiscono benissimo il nostro linguaggio, infatti mi sono permesso di andare a questo convegno esprimendomi nella mia volgarissima lingua francese, fatta quasi come parlo il fiorentino, e i corsi mi hanno capito alla grande. Questo insomma è il carbonaio detto il Meo, che comincia così: se Apollo vorrà farmelo un favore di mettermi qualcosa nella testa, vi dirò quando feci il servitore a carbonai stando alla foresta. Chiamarmi del mio nome non occorre. Nella cultura contadina la doppia R viene decimata. Guerra si rima con pantera e con era, e così chiamarmi, e qui c'è servitore, c'è favore, chiamarmi del mio nome non occorre, perché il linguaggio parlato è questo. Ma bensì, notate anche il ma bensì, che caratterizza come a me mi il nostro linguaggio, mi chiamo Meo, il primo mi indovino, certo fu qualche gatto montanino. Avevo 10 anni quando per destine, qui c'è un errore, destino, rimasi senza babbo e senza dote. Ero dei figli più grandino, mamma malata, lavorar non pote. Anche questa è una raffinatezza per rimare con dote. Mamma è malata, lavorar non pote. Vedevo ogni giorno sempre più vicino la dea miseria e sempre più mi scote. La vita mia aveva la struttura di parer di Pinocchio, la figura, cioè era diventato magro. Fin da piccino la madre natura mi fece sentire l'inclinazione con molto ardore alla letteratura, a cui incominciai con gran passione, ma quella scuola non fu duratura. Sol pochi mesi dettemi lezione, fu gioco forza di cambiar pensiero per guadagnarmi il pane giornaliero. Questo ha scritto Carbonaio, ha scritto queste note, vedete, aveva passione per la letteratura. Molti non possono studiare, ma leggono, si fanno portare libri, si fanno portare Dante, il Tasso, per esempio, un altro che viene amato particolarmente, ed anche l'Ariosto. Mi prese un carbonaio alloso, nero, mi tenne una campagna alla foresta, duro il lavoro, tenero com'ero, immaginate voi se mi molesta. Per me sono ubbidienza e dire il vero già massime inculcato nella testa, agile e pronto a ogni ordine impartito, giammai peccai d'averlo trasgredito. Quindi guai a trasgredire al lavoro del carbonaio che ha avuto la bontà di prendere questo bambino e di farlo lavorare perché la madre era malata e povera. E ecco tutto quello in queste ottave. Non avevo un lavoro ancora compito che m'ordinava più di una faccenda. Svegliati, Meo, presto avrai finito, se non vuoi il padrone ti contenda. Va piglia l'acqua e subito ammannito, bolla il paiolo e la farina discenda, urla, aupria e sia cotta, non si risponderà, veniamo di trotta. Appena la prima fetta in bocca è rotta, forse perché non rida o che non goda, mi dà dell'imbecille e del marmotta, dicendo è poco cotta e troppo soda, mentre l'avevo a termine condotta con tutte le bontà che il cuoco loda. Pria che finisca di mangiare e bere, mi fa tosto rizzare da sedere. Quindi, povero Meo, non è buono nemmeno di poter mangiare in pace, c'è sempre qualcosa da fare. Meo, vai carbone a rivedere! E bada e non bruci, dammi retta, va di corsa, non ti trattenere, non ti scordare, il pennato nell'accetta. Hai da trinciare la legna, va a vedere, deve essere già piena la barletta, portala quassù, fai come un razzo, raccatta il carbone e fai lo spazio. Questo è il lavoro del Meo. E c'è una, andando avanti, a un certo punto, c'è il, questo nome per esempio, quando il padrone è così crudo e torto, meglio stare all'inferno con Minosse,
un po' di riposo, un cenno di conforto in quel regime, credo che ci fosse. Darebbe tempo, semplice conforto, di fare all'uno naturali mosse. Ma col mio padrone, anche l'orina, bisogna farla mentre si cammina, per non perdere tempo. Oh. Poi c'è un'altra storia. Una volta gli aveva promesso di portargli dei figli. La polenta voleva un poco sale, un baccalà ci fece una stagione, la parte di formaggio era tal quale, come di cacio fa la comunione, pezzettino. Pure fagioli non ci fece il male, salacche e aringhe con dimor tarsione, ma un giorno all'improvviso vidi tosto che il padrone mangiava di nascosto. È falso, è abituato dell'opposto, specie nei giorni al paese è andato, portarmi figli e noci aveva proposto, cioè gli aveva promesso che sarebbe andato al mercato e gli avrebbe portato dei figli e delle noci. Poi dice che li ha persi o si è scordato, giovine sì, ma conosco il suo costo, sto attento, dove poi è evacuato vi trovo i semi di quei figli stessi, non scordati, non persi, sol promessi. Ecco, questo è un esempio della vita del Meo, che alla fine ovviamente si conclude con una ottava, dice: ora l'aria è chiara, tepida e leggera, la campagna di fiori e d'erba è ornata, canta l'usignol con buon maniera, la canzone del Meo addolorata. Sorride e canta la natura intera, inneggia la campagna terminata, d'arrivarci in fondo non credeo, ma Dio mi guardi di rifare il Meo. E questo è il volumetto, vedete, era stata già pubblicata da questo Alboino Seghi in Casentino a Monte Mignaio, e avevo ritrovato proprio quel vecchio librettino che mi ha permesso poi di curare questa edizione, e sarebbe il numero 2, vedete, Antologia Toscana, che è una collana che insieme alla rivista ho curato apposta. L'altra è la Castellana di Vergì, che di cui vi parlavo all'inizio, dovrebbe essere da qualche parte, eccola qui, vedete, queste cose almeno se si riesce a pubblicarle vuol dire che qualcuno poi le leggerà, ne rimarrà qualcuno. E vorrei anche qui terminare con, dato che ci si occupa di cose antiche e il passato è una forza, come diceva Pasolini, da non dimenticare, anzi da valorizzare, però io una parolina la voglio spendere anche per la tecnologia moderna, perché se oggi si riesce, una piccola associazione come la nostra, un po' di decine di soci paganti, che ci permette di pubblicare una rivista, di pubblicare questi librettini, se lo si può fare è perché la tecnologia ha inventato il digitale, cioè i libri che si possono stampare a un costo di un terzo di quello che invece il costo della tipografia normale. Ecco, questo ci ha permesso di arrivare a stampare dei libri oggi dignitosi. I primi no, questi che si faceva, ecco, i chiari venivano male, la fotografia in bianco e nero era sciupata, ma ora la tecnologia moderna ha raggiunto un grado così elevato che vedete addirittura si possono fare delle copertine a colori. Quindi tutto intero magari costa un pochino di più, ma almeno la copertina ce la possiamo permettere a colori. Quindi questa tecnologia moderna un pochino ha il suo valore, insomma, se ci permette di ricordare queste cose. Beh, io non vi dico altro, grazie.